argomento è quello della città metropolitana, perché in maniera arbitraria il Consiglio Comunale, il Consiglio Regionale, senza consultare i comuni interessati, prendendo come modello il forum dei sindaci, già costituito negli anni precedenti, ma comunque che non ha un, più oggi un senso che poteva avere anni fa, ha indicato una certa composizione della città metropolitana, includendo 17 comuni che vanno da Pula, Villa San Pietro, fino a Sinnai, Maracaragoni, Settimo San Pietro, eccetera. Qual è il problema che noi poniamo? Questa individuazione, ripeto, assolutamente arbitraria e non spiegata da nessuna logica che non sia quella che dicevo prima della appartenenza di questi comuni al vecchio forum dei sindaci, pone una serie di problemi, pone il problema di come con l'evoluzione che c'è stata dell'area vasta, comuni come San Sperate, Monastir, Ussana, Serviana, Doglianova e Soleminis abbiano meno titolo, meno opportunità di Utta e Decimo Mannu di far parte della città metropolitana o di Pula e Villa San Pietro, per esempio. E perché non c'è dubbio che si tratta di comuni che hanno un sistema di relazioni sociali, economiche, di studio, che ha stabilito un rapporto molto stretto rispetto alla città di Cagliari, non minore rispetto ai comuni. Sostanziale isolamento, perché Burcei faceva parte dell'unione dei comuni, giusto, con, o comunque condivideva una serie di servizi con i comuni di Sinnai e Maracaragonis, i quali oggi fanno parte della città metropolitana di Cagliari, e Burcei oggi trova come unica possibilità, perché voi sapete che c'è scatta la sostanziale obbligatorietà per ogni comune di far parte di una unione dei comuni, o di rivolgersi verso il GRE, rispetto al quale però non c'è nemmeno un collegamento viario diretto, quindi dovrebbero fare 50 km per arrivare nel GRE, oppure anche di più, oppure collegarsi al Sarrabus, ma Muravere e Castiada si trovano a 40 km, una quarantina di chilometri, quindi è una situazione assolutamente paradossale.